le centrali nucleari in tutta Europa, in Francia, in... Vero, è vero. Però io preferisco avere una centrale a qualche centinaia di chilometri che avere in casa. Se poi magari tra me e quella centrale nucleare sono in mezzo anche alle Alpi, beh, ho una sicurezza in più. Ora, certo che ci sono le centrali dappertutto, però, a parte il fatto che abbiamo sentito che la Germania ha costruito un progetto che nel giro di 30-35 anni arriverà ad eliminare le centrali nucleari, che molti ci stanno ripensando perché hanno scoperto che la sicurezza è una bella speranza, ma non è una certezza. Ecco, però allora, avete visto in Giappone, eh? Hanno mandato via la gente a circa 60, fino a 60-70 chilometri dalla centrale. Quindi se io ho 200 chilometri, certo poi la nube magari mi arriva lo stesso, ma il pericolo più grosso probabilmente lo evito. C'è un'altra questione sulla quale nessuno è in grado di dire nulla, ed è quello delle scorie. Ora sappiamo che ogni centrale nucleare produce un tot di scorie che sono delle sostanze radioattive per alcuni migliaia di anni, che bisogna trovare un posto per metterle, possibilmente sicuro. Ora, siamo in una... L'Italia è una società densamente popolata, non è che abbiamo il deserto. Due, siamo una società, una nazione, abbiamo un territorio dove i terremoti. E quindi questo tema delle scorie nucleari, proprio 20 giorni fa ho fatto un servizio sulle scorie nucleari di Corso, e hanno scoperto che c'è il pericolo che dopo un bel po' di anni che le centrali sono state chiuse, c'è il pericolo che quella specie di gabbia di cemento armato che hanno costruito, hanno scoperto che si sta inclinando e c'è il pericolo che le scorie vadano a inquinare, cioè a rendere imbevibile la falla. Quindi il nodo delle scorie, dove le mette, a parte il fatto che non hanno deciso e non lo diranno mai perché hanno paura dell'insurrezione popolare, del dove le fanno le centrali, ma anche da dove facciamo i depositi delle scorie. E voi capite che questo di nuovo significa che per qualche migliaio di anni dovremo spendere un sacco di soldi per continuare a verificare se quelle scorie sono sicure o no. E voi capite che è un costo aggiuntivo al di là di tutto, al di là di tutte le osservazioni. Poi c'è un altro problema che ogni volta che accendiamo la televisione lo troviamo. Si dice che in Italia è in forte aumento la corruzione e la criminalità, la corruzione soprattutto, anche in molte istituzioni. Bene, voi immaginate il giro di miliardi per la costruzione della centrale nucleare. Voi pensate che le mafie se ne staranno buone e tranquille ad aspettare che ci saltano addosso? E non è sicuro che tutti gli amministratori, perché questa è storia di tutti i giorni, siano in grado di bloccarle, anche perché se uno ti minaccia di farti fuori, di far fuori i tuoi figli, magari qualche cosa la cedi pure. Ma qui scattiamo davvero, giochiamo sulla vita nostra
quella dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei tuoi nipoti, eccetera, 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 se queste mafie, come hanno fatto in molte situazioni, si scopre per esempio quando è avvenuto il terremoto all'Aquila, che la casa degli studenti universitari, anziché il cemento, avevano usato sabbia e poco più, e poi la prima scossa crolla. Ma chi ci dice che anche queste cose delle centrali diventano una cosa così? Quindi, altra cosa che si dice sempre sul nucleare, ma se non abbiamo nucleare dobbiamo importare il petrolio. È vero che dovremmo importare il petrolio, poi vediamo se c'è qualche alternativa, ma domanda, scusate, l'uranio per far funzionare le centrali non ce l'abbiamo, dobbiamo importare anche quello. Quindi comunque quello che fa funzionare anche le centrali nucleari lo dobbiamo importare, e se ne rischia quello lì. Ma c'è una cosa sulla quale tutti ti dicono sì, sono d'accordo, ma ti guardano come se fosse un po' deficiente quando fai questo discorso. Il discorso delle fonti rinnovabili, il discorso del solare, dell'eolico, il discorso potremmo andare avanti. Qui fra l'altro, uno, siamo in Europa, una delle nazioni che ha la maggiore insolazione, e se andiamo a vedere quello che hanno fatto in Germania, viva Dio, va bene? Ci viene da arrabbiarci, perché se lo fanno loro che di sole ne hanno molto meno, lasciamo stare le maree, eccetera, eccetera, perché non possiamo farlo anche noi? E badate bene che questo vorrebbe dire, uno, aumentare la ricerca e quindi dare occupazione ai giovani ricercatori italiani perché ricerchino. Due, costruire un sacco di nuove piccole aziende, piccole o grandi, che si occupano di tutta questa nuova, questo nuovo. Voi pensate, io proprio dopo aver fatto un po' di viaggi in Africa, alcuni, pensate cosa significherebbe un governo italiano che decide all'interno della cooperazione che prendiamo uno Stato in Africa e andiamo lì a costruirgli i pozzi, a costruirgli il solare in mezzo al deserto. Beh, questi ci accetterebbero a braccia aperte. Avremmo una possibilità sterminata di creare nuovi posti di lavoro e in più salveremo il pianeta di Dio. Perché? Voi immaginate che cos'è il solare nel deserto del Sahara? Quanta energia produce e non distrugge nulla? Ecco, questo per dire che bisognerebbe avere questa voglia. Proprio 20 giorni fa abbiamo partecipato, c'era uno dei massimi esperti dell'energia solare che era venuto in Valle Camonica al centro comune di studio sulla città della cultura a Capo di Ponte, e ci raccontava di quante possibilità il solare avrebbe se dovessimo incentivarlo, dovessimo dare quattro soldi a quelli che incentivano, a quelli che studiano, a quelli che inventano queste cose. Già molto e moltissimo c'è. Nessuno dice che questo risolve il problema domani mattina, ma neanche il nucleare lo risolve, perché anche le centrali nucleari, perlomeno, prima che entri in funzione passano almeno 15 anni, no? Anche se dovessero decidere, allora il problema è, abbiamo il pianeta che è a rischio. Pensate che cos'è l'inquinamento, pensate ai morti, qualcuno dice per l'inquinamento, le malattie, pensate al clima di Milano, non si respira, viva Dio. Allora, riuscire a cominciare a dire, non risolviamo il problema con la bacchetta magica, e cominciamo a pensare che cosa è possibile fare. Ecco, io credo che questo
sarebbe un bel modo intanto per dare lavoro ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, due per salvare sto ambiente che sta peggiorando sempre di più, e tre per costruire delle proposte concrete, non campate in aria. Nessuno pensa di risolvere dopo domani il problema, però pensiamo che se ci guardiamo intorno, beh, in altri posti, ho citato la Germania, ma potremmo citare tutto il nord Europa, fare il solare in nord Europa e farlo in Sicilia sarà un'altra cosa, vero? E invece no, lo fanno in nord Europa e in Sicilia no. Cioè, in Sicilia si fa il ponte sullo stretto di Messina. Se fate la Salerno Reggio Calabria, vi rendete conto che siete arrivati alla vittoria di 5 km. Ecco, questo è sul nucleare. Finisco veramente, mi scuso per la lunghezza, sul discorso del legittimo riferimento, che è forse quasi più politico. Direi solo una cosa, insomma, io credo, siamo passato l'anniversario dell'Unità d'Italia, credo che affermare che tutti i cittadini sono uguali, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, che se uno, come si diceva una volta, ruba una gallina, va processato, anche chi ruba, anche migliaia di galline, va processato, viva Dio. Cioè, non si capisce perché qualcuno sia più uguale degli altri. Non vogliamo condannare nessuno né fare i processi prima di che uno sia condannato, però vogliamo che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti. Se rubi, viva Dio, se sei anche uno ricco e potente, vai processato perché hai rubato tutto, niente di più e niente di meno. Quindi, a me, l'idea che tu fai una legge perché dice che tu sei molto impegnato, è vero che siamo molto impegnati qualche volta a fare certe cose, però so, viva Dio, se tu non è pensabile che tu possa dire io sono molto impegnato e quindi non mi potete processare, aspettando che poi i processi vadano in prescrizione e chi si è visto si è visto. Cioè non è vero più, ma io non lo so, mi parlo di una roba così elementare. Certo, qualcuno è più uguale, qualcuno c'ha, gli spuntano le ali, c'ha l'aureola dietro forse, non lo so, ma se uno non c'ha l'aureola dietro, se uno non c'ha le ali, è una persona come gli altri e quindi deve essere esattamente come gli altri. Io non credo ci siano molte cose da dire su questa roba qui. Io, vabbè, penso così, indipendentemente da chi sia, oggi io rappresento del Consiglio c'è una persona, domani ce ne può essere un'altra, non mi interessa chi sia, mi interessa che chiunque abbia lo stesso trattamento. Ok, finisco qui, mi scuso per la lunghezza. Ringraziamo. Grazie a voi, no, ci sono domande. Alessio Domenini, ecco, se qualcuno volesse fare delle domande. O delle osservazioni, perché anche lì mi ha detto un sacco di cavolate, adesso mi scrivo una roba. C'era qualcuno che stamattina chiedeva se non può andare a recarsi al seggio a votare, se c'è qualche altra forma per esprimere il proprio voto. Credo che purtroppo abbiamo una sperando la mattina del referendum, gli anziani partono per andare al mare. Eh sì.